Michele Marinaro, Carmelo Agnone, Giovanni Domè, Mauro De Mauro, Pietro Scaglione. Un lungo elenco di vittime che in Campania hanno perso la vita per ribellarsi alla criminalità o per errore di persona o per assurda fatalità. Questa mattina, su iniziativa dell'assessora alle politiche giovanili Alessandra Clemente, il Comune di Napoli ha partecipato alla cerimonia presso la Stele della Memoria in via Cesario Console, dove i nomi delle vittime innocenti della criminalità sono stati pubblicamente ricordati. Da quando ero bimba, avevo 10 anni, che questa giornata ha caratterizzato la mia crescita e quindi fa parte della mia identità. Adesso da assessore posso dire che i nomi delle vittime innocenti della Camorra devono far parte della crescita dei ragazzi napoletani. I ragazzi napoletani e i valori dei ragazzi napoletani devono essere questi e sono questi. Non soltanto perché siamo numericamente di più, ma anche più forti, i ragazzi che si ispirano a cultura, a bellezza, all'impegno, alla professione, rispetto ai ragazzi che si ispirano all'apparenza, ai soldi, al guadagno facile e quindi alla violenza, alla criminalità e alla camorra. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Libera in occasione della 18ª giornata della memoria. Un incontro che fa seguito alla manifestazione nazionale di sabato scorso a Firenze, cui hanno preso parte 150.000 persone. Questa sera alle 19.30 la cerimonia della memoria sarà celebrata in piazza Marianella, nel luogo dove il 15 ottobre scorso fu ucciso per errore Pasquale Romano. Noi leggiamo ora questo infinito elenco delle vittime delle mafie, ma dobbiamo fare ogni giorno qualcosa di più. Non abbandonateli, ha detto Luigi Ciotti, non uccidiamoli una seconda volta, moltiplichiamo l'impegno per legalità e giustizia, combattiamo la camorra, le camorre, le mafie come una peste.